Durante l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente dell'ente montano è stata annunciata la nascita da formalizzare di un gruppo consiliare di minoranza formato dai comuni di Flumeri, Frigento, Sansozio, Carife e Vallata. Quello di stamattina non è stato un consiglio privo di confronti, in particolare i sindaci di Flumeri e Frigento hanno spiegato le motivazioni del loro voto contrario. Ritengono che non siano stati rispettati gli accordi presi tempo fa e che rimarranno fuori dalla maggioranza comuni vasti che costituiscono il 40% del territorio. Il sindaco di Villanova del Battista, favorevole alla neo giunta Fabiano, ha tentato un ultimo appello all'unanimità. Flumeri è tra i comuni che non entreranno nella maggioranza della comunità montana dell'Ufita, non un problema sul nome del presidente, ma su un accordo territoriale che in effetti, come lei ha detto, alla fine non c'è stato. Sì, in effetti il nome del presidente è stato uno dei nominativi designato da me in particolare, ma anche da altri sindaci. Eravamo in discussione proprio nelle diverse riunioni che si sono tenute precedentemente con Giovannino Contardi di Sansozio Baronia e Raffaele Fabiano di Casalbore. Bisognava trovare la sintesi su queste due figure. Dopodiché qualcosa è intervenuto, non so cosa, ce lo diranno quelli di maggioranza, e hanno praticamente sparigliato tutto, per cui questa maggioranza è stata costituita in maniera furtiva, a mio avviso, e non ha tenuto conto dell'assetto territoriale, che pure era uno degli elementi da considerare, come ci eravamo detti in partenza. I sindaci, purtroppo, e io dico purtroppo, non hanno avuto la capacità di restare autonomi così come ci eravamo detti in partenza. Quindi ognuno ha perso un po' della propria autonomia e in questa circostanza, secondo me, abbiamo perso tutti. Ma il documento, lo possiamo anche condividere per ciò che è scritto, perché noi sappiamo che il documento si scrive facendo riferimento a tutti i buoni auspici, a tutta la buona volontà degli amministratori. Poi bisognerà vedere la realizzabilità di tale documento e soprattutto la capacità degli amministratori di realizzarlo. Noi andremo a votare provvedimento per provvedimento e saremo pronti ad appoggiare anche dei provvedimenti utili per il territorio. Non riteniamo però di poter condividere e quindi dare sostegno ad una maggioranza la cui giunta è stata appunto costituita in barba a tutte le regole e gli accordi che avevamo preso già in precedenza.